Buongiorno a tutti, sono Anita di KivaInternational.com. Oggi vedremo come terminare un colloquio di lavoro e che tipo di domande fare a fine colloquio. Allora, una delle domande che solitamente possono essere fatte in un colloquio in inglese è: Have I gave you any reason not to hire me? Quindi, vi ho dato qualche motivo per non essere il candidato perfetto, per non venire assunto? Allora, questa è una domanda che mette in seria difficoltà il vostro interlocutore. Il primo motivo è perché comunque non vi conosce, vi ha incontrato 5 minuti fa e significa davvero mettere sotto pressione il selezionatore e il recruiter e metterlo in una posizione veramente difficile. Non volete fare questo, volete invece instaurare con il selezionatore un buon rapporto, perché poi se questa persona dovesse diventare un vostro futuro collega di lavoro, dovrete instaurare un certo tipo di feeling. Quindi, la domanda più importante da fare alla fine di un colloquio di lavoro non è certamente questa, è bensì: When do you expect to make a hire decision? Quindi, quando pensate di arrivare ad una decisione conclusiva? E la seconda domanda che dovrà arrivare subito dopo questa è: Do you mind if I follow up within 2 weeks? Quindi, se il selezionatore vi risponderà pensiamo di prendere la decisione di chi assumere entro 3 settimane, voi potrete in quel caso intervenire chiedendo: vi dispiace se vi chiamo, faccio un follow up per cui vi richiamo, mi faccio sentire in 2 settimane per avere una risposta? In questo caso avrete il benestare dell'azienda nel poter richiamare se non avrete una risposta in precedenza. Quindi mi raccomando, queste 2 domande sono le domande fondamentali da fare alla fine di un colloquio di lavoro, che vi daranno una tempistica precisa di quando avrete una risposta, e se non riceverete alcuna notizia entro quel dato periodo avrete l'opportunità di richiamare e far capire il vostro interesse per quel dato lavoro. Bene, per oggi è tutto, spero di esservi stata utile. Iscrivetevi qui sotto se volete ricevere le notifiche su tutti i nuovi video che usciranno nei prossimi mesi. Condividete questo video con i vostri amici, parenti che intendono andare all'estero, ma anche chiunque sta per affrontare un colloquio di lavoro in Italia. Vi ringrazio di essere stati con noi oggi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!